Ciao a tutti, oggi ripeteremo dei cibi insoliti di strada da tutto il mondo. Il nostro primo piatto viene dalla Cina. In uno dei locali viene preparata un'insolita anatra alla pechinese, che viene chiamata un'anatra chitarra. L'anatra viene macellata in modo che non rimangano le ossa, tranne la spina dorsale e il collo. L'anatra viene poi tesa su una costruzione fatta con il filo metallico, poi si versa del brodo caldo in modo che la pelle si distenda. Dopodiché la lasciamo asciugare all'aperto. L'anatra viene ricoperta con una glassa speciale cotta al forno. L'ultimo passo consiste nel versare l'olio caldo per far diventare la crosta più croccante possibile. Fatto, così l'anatra chitarra è pronta. Facciamo subito due anatre chitarre. Prima di tutto tagliamo il petto. E tagliamo con cura la carne. Allo stesso modo rimuoviamo le costole e il tessuto osseo intorno alla spina dorsale. Tagliamo la cartilagine dalle zampe, incidiamo la fettuccia dell'ala, la spezziamo e tagliamo. Dopodiché tagliamo la carne dalle ali, dall'interno dell'anatra, e rimuoviamo le ossa. Facciamo la stessa cosa con le cosce dell'anatra. La prima anatra è disossata. Passiamo alla seconda e la tagliamo allo stesso modo. E ora papà ci farà le costruzioni di filo di ferro su cui metteremo le anatre. Fatto! Quindi nel complesso papà ha realizzato due carcasse. Infiliamo il manico lungo tra la pelle e il collo. Successivamente distendiamo le anatre e fissiamo la loro pelle al filo sporgente. Fissiamo il tutto con un altro spiedino. Fatto! La seconda anatra viene distesa nello stesso modo. Ora accendiamo il fuoco sotto il calderone. Ci versiamo un secchio d'acqua. Come spezia prendiamo il finocchio, cannella, cardamomo, chiodi di garofano, peperoncino e sale. Copriamo il calderone con un coperchio e lasciamo sobbollire il brodo di spezie. Prendiamo le nostre anatre e andiamo verso il nostro calderone. Versiamo del brodo caldo sulla loro pelle. In questo modo si tira la pelle dell'anatra, la si scotta e la si satura di spezie. Poi le appendiamo così si adustano. E facciamo la stessa cosa con la seconda anatra. Appendiamo. Mentre si adustano, prepariamo la glassa. Versiamo la salsa di soia in una pentola. Aggiungiamo lo zucchero e il miele. E mettiamo la pentola sul fuoco. Facciamo bollire la glassa fino a ottenere uno sciroppo denso. Fatto! Le anatre sono appese da 3 ore, quindi le togliamo. Il passo successivo è quello di ricoprirle con la nostra glassa. Le
Le nostre anatre sono molto più grasse di quelle cinesi, quindi la glassa non si distribuisce in modo uniforme come da loro, ma darà comunque un sapore all'anatra. Mettiamola in forno. Impostiamo 200 gradi, sopra e sotto. Dopo 40 minuti sono pronte. Tiriamole fuori. Per l'ultima fase di cottura mettiamo un angolino e già su di esso mettiamo l'anatra. Iniziamo a versare con un mestolo l'olio caldo sopra la pelle fino a quando non diventa praticamente una crosta. Mettiamo l'anatra su una teglia con della carta assorbente in modo che l'olio in eccesso venga assorbito. Ripetiamo la stessa procedura con la seconda anatra e togliamo pure questa. Fatto, a questo punto le anatre chitarre sono completamente pronte. Togliamo le filamenti dalle carcasse. Tagliamo i bordi del controfiletto dell'anatra dove non ci sono le ossa. Tagliamole a strisce molto spesse. E poi a fettine. Mettiamole su un piatto. Viene servita come l'anatra alla pechinese. Prendiamo una tortilla e ci mettiamo sopra il cetriolo, il peperone, la cipolla verde e naturalmente l'anatra stessa. Immergiamo il tutto nella salsa speciale e assaggiamo. È incredibilmente deliziosa. La massima concentrazione di sapore si trova nella pelle dell'anatra. Tuttavia, la ricetta tradizionale dell'anatra alla pechinese è un po' più buona. Il prossimo cibo viene dall'India e si chiama Itse Olo. Si prepara in un modo molto semplice. Un grosso pezzo di ghiaccio viene grattugiato su una grattugia. Il ghiaccio viene messo in un bicchiere, si inserisce un bastoncino e viene schiacciato a mano. Poi si versano sopra degli sciroppi di diversi gusti che impegnano il ghiaccio all'interno e si ottiene una sorta di ghiaccio alla frutta. È interessante da provare, quindi rifacciamolo. Iniziamo con gli sciroppi. Il primo sciroppo è fatto con le fragole congelate. Per farlo sbattiamo le fragole con un frullatore a immersione, versiamo il tutto in una pentola usando un setaccio. Controlliamo che nulla di extra finisca nello sciroppo. Il secondo sciroppo sarà fatto con il kiwi, quindi lo sbucciamo. E lo tagliamo a fette. Mettiamolo in una ciotola e lo riduciamo in purè con un frullatore. Spremiamo il succo di un limone. Versiamo il frullato di kiwi in una pentola attraverso il setaccio e allo stesso modo passiamo la purè con un cucchiaio. Quasi tutti i semi vengono trattenuti dal setaccio. L'ultimo, il terzo sciroppo, sarà d'arancia. Tagliamo a metà e spremiamo il succo. Versiamo il tutto nella terza pentola. Aggiungiamo un abbondante cucchiaio di zucchero in ogni pentola e lo mettiamo sul fuoco. Mescoliamo gli sciroppi per far sciogliere completamente lo zucchero. Aspettiamo che il liquido in eccesso si svapora e tutto è pronto. Versiamo il contenuto nelle ciotole per le salse.
A proposito, lo sciroppo di kiwi era di un colore molto chiaro. Ecco perché dietro le quinte abbiamo aggiunto un po' di colorante alimentare. Chiudiamo i coperchi. E adesso la parte più divertente. Abbiamo bisogno di molto ghiaccio. Abbiamo provato a strofinarlo, ma ci metteremo tanto ed è scomodo. Vi faccio vedere come si fa. Rompiamo i blocchi di ghiaccio in pezzi più piccoli. E li mettiamo in un frullatore. E nel frullatore tritriamo i pezzi di ghiaccio fino a ridurli a dimensioni piccolissime. Fatto! Mettiamo il ghiaccio in un cono, inseriamo un bastoncino e schiacciamo il tutto con le mani. Per dare un sapore al ghiaccio abbiamo bisogno dei nostri sciroppi. Versiamoli sul ghiaccio. Alternando i colori. Lo sciroppo di kiwi e fragole è molto più denso, per questo si impregnano nel ghiaccio più lentamente. Alla fine Ice Hole è pronto, proviamolo. Interessante, è molto simile al ghiaccio alla frutta che si può acquistare al supermercato, ma i cristalli di ghiaccio sono molto più grandi. L'ultimo cibo di strada che abbiamo proviene dalla Corea. Lì fanno un pollo davvero buono. Per prima cosa si impasta una pastella speciale, poi si apre un pollo premarinato e si versa la pastella sopra. Poi viene fatto a pezzi e il pollo viene fritto in una friggitrice. Successivamente si mescola una salsa agrodolce con i fiocchi di peperoncino e si ricopre il pollo. Il risultato è un pollo croccante agrodolce. Rifacciamolo. Utilizzeremo i petti di pollo. Tagliamo i filetti, lasciando la pelle come nell'originale. Tagliamo tutti i filetti in pezzi più piccoli. Mettiamoli nella ciotola. Schiacciamoli spicchi d'aglio e li sbucciamo. Li schiacciamo di nuovo e li tagliamo. In una ciotola versiamo la salsa di soia. Mescoliamo bene il tutto e mettiamo la ciotola in frigorifero per un giorno esatto, per marinare il pollo il più possibile. Il giorno dopo la tiriamo fuori e prepariamo la pastella. In una ciotola mettiamo la farina, il lievito, l'acqua e mescoliamo. Ora aggiungiamo il pollo in una ciotola con la pastella e mescoliamo in modo che la pastella si distribuisca su tutti i lati del pollo. Poi mettiamo un pezzo alla volta nella friggitrice calda. Friggiamo fino ad ottenere una crosta croccante e dopo tiriamo fuori. Friggiamo nello stesso modo la seconda porzione. In una grande ciotola versiamo la salsa agrodolce cinese. Aggiungiamo la salsa piccante e del peperoncino. Impastiamo il tutto. Mettiamo il pollo e mescoliamo di nuovo. In pratica è pronto e può essere servito. Aggiungiamo semi di sesamo. Penso che sia molto simile a quello che cucinano per le strade della Corea. Facciamo una prova.
È un pollo davvero buono e soprattutto è molto facile da preparare. E se volete la continuazione di questa rubrica dovete mettere mi piace. 200.000 mi piace e continueremo. Cliccate anche su questa playlist, c'è ancora molto cibo di strada. Ciao a tutti!